accompagnato sua moglie perché aveva bisogno del suo aiuto oppure? No, veniamo tante volte a Roma, abbiamo pure i nipotini, che sono venuti, diciamo, in maniera un po' normalissima, giusto che sia. Cioè una politica normale, quindi anche per quanto ci riguarda. No, no, non bisogna accompagnamento, poi voglio dire, magari io più, visto che la mia età avanza, avrei bisogno di essere accompagnato, non mia moglie. Un politico esperto come lei, come vede la situazione attuale? Ma quello dicevo anche i vostri colleghi, cioè mi pare una irritualità questa storia di prendere, di tirare per la giacca e il capo dello Stato. Cioè Salvini quando dice lui è corretto dopo che il capo dello Stato ha operato questa ricognizione a tutte le forze politiche. La coalizione del 37,5% è giusto che vada l'incarico a lui eventualmente, però devo dire non è in grado di farlo. Poi si passerà magari a Di Maio, perché il 32, però gli dirà Di Maio che il 32 non è il 52. Cioè quando lui dice occorre che noi, io devo fare quello e gli altri mi debbano votare, ma perché cacchio debbano votare Di Maio? Cioè tu dici il 32%, mi dici il 52% cacchio, non si capisce questa cosa in cui il 32 diventa il 52. Poi dice agli altri, i suoi non si muovono, gli altri dice, venite qua da me, ma perché cacchio di me uno deve andare da te? Cioè qual è la ragione che deve andare da te? No, ti sei pure fidanzato, quindi magari un po' manco dice viene da te perché non c'è questo accalappia donne in giro per il Parlamento, assolutamente no. E poi dopodiché, secondo me è giusto che il capo dello Stato dia un incarico. Ma c'è il rischio di nuove elezioni? Cioè ma, parlamentari, no, le dico, allora le dico qual è la mia opinione. Che il capo Stato darà l'incarico, come giusto che sia, per fare un governo, poi dirà alle Camere, fate una nuova legge elettorale, col cacchio che può fare una legge elettorale, quindi si va avanti fino a 2-3 anni. Quindi i parlamentari una volta che ma entrano... Ma no, cioè è un po' più complicato. Ma volta che entrano... No, ma anche c'è una ragione, perché questa è la legge elettorale che ha soddisfatto, diciamo, e determinato le condizioni migliori per Lega e per 5 Stelle, quindi loro vorranno cambiare, hanno la maggioranza, mica cambieranno, quindi non fosse altro che per questo diventa difficile cambiare. Solo loro, dice. Come? Solo loro. O ma anche gli altri. Anche gli altri, cioè, la verità, anche gli altri, ognuno ha famiglia. No? Quindi, vabbè, Marcella, ma Berlusconi si può fidare di Salvini che va avanti a contrattare anche sui posti per le Camere con i 5 Stelle e che potrebbe anche farci un governo magari? Ma se fai il governo con 5 Stelle vuol dire una cosa, l'unica legittimazione politica è quello di un governo politico, l'unico governo politico è quello di 5 Stelle e la Lega. Quindi dipende da Salvini, dipende da Di Maio. Perderebbero dopo un anno la metà dei voti di quelli che hanno conquistato, però è legittimo insomma, una cosa di questo genere. Però ho visto che ieri hanno fatto l'incontro e dopodiché Salvini, a differenza di quando ipotecava prima, che diceva trattava lui direttamente, è giusto che tratti per conto della coalizione, perché all'interno della coalizione non è solamente da solo che tratta, si decide in coalizione, questo sia coalizione dove i partiti sono un po' più grandi e gli altri un po' meno grandi, e anche quelli più piccoli, ognuno ha dato il suo apporto e il suo contributo e quindi come tale insomma... è giusto che sia così. Se dopodiché uno va a trattare tratti improprio, beh, lo costa il giorno dopo, quindi la verifica farà Berlusconi il giorno dopo, ma non credo, fino a questo momento non credo, insomma, al di là di tante cose, un po' di spavalderie eccetera, un po' di giovanilismo esagerato, però fino ad ora non mi pare che insomma ci siano molte parole di troppo. Sull'Europa forse sì, sull'euro forse sì, qualche parola di troppo, ma insomma per il resto non.